I 7 mesi trascorsi mi sono sembrati 7 anni. Alessandro Gisotti allude con un sorriso a quanto è gravoso fare il direttore della sala stampa vaticana. Lo era diventato ad interim, cioè a tempo, ad inizio 2019, subentrando allo statunitense Greg Burke dopo le improvvise dimissioni di lui. E lì è iniziato il semestre più intenso, dice, del pontificato Bergoglio, incluso l'incontro sullo scandalo pedofilia nella Chiesa. Sembrava che fosse, come dire, lui che aiutasse me nel comunicare piuttosto che come io a dargli suggerimenti, fin dalla prima volta che ci siamo visti. Da lunedì il nuovo portavoce del Papa sarà Matteo Bruni, 42 anni, dal 2009 impiegato in sala stampa vaticana, pur con incarichi non da giornalista. Presto lo affiancherà un vice direttore, quasi certamente una donna. Gisotti ora sarà vice direttore editoriale insieme a Sergio Centofanti dei Media Vaticani. L'informazione, dice, deve contar sempre di più nella Chiesa. La decana dei vaticanisti gli fa eco. La Chiesa deve capire che deve fare dei giornalisti degli alleati.